Nel confessione invece è diverso, no? Questo... confessione è diverso perché in effetti il tema vero del film, a parte che c'era una figura che secondo me è molto importante, e anche quella secondo me inedita, che è questo monaco. E mi piaceva che ospite di questo G8 di ministri dell'economia ci fosse, come capita, perché in questi convegni accade che vengano invitati a volte delle rock star, per esempio, oppure una scrittrice di grande fama, eccetera, perché è rappresentante di una ONG o perché fa una battaglia per la fame nel mondo, eccetera, eccetera, e quindi è motivo di spettacolo, ma anche motivo di rappresentanza che venga accolta, eccetera. E io ho immaginato una cosa in più, che oltre a una rockstar, una scrittrice, ci fosse un monaco, che è uno scrittore, che poi in realtà si scopre perché viene invitato. Viene invitato perché uno dei rappresentanti più autorevoli di questo consesso, che nel film è interpretato da Daniel O'Day, vuole confessarsi e gli chiede questa confessione. Ma questo personaggio è interessante perché è un monaco, perché i monaci sono militanti di una vita estrema, estremamente significativa, tutta giocata sulla privazione. Persone che vivono nel silenzio gran parte della giornata, anzi a volte per settimane intere, che mangiano poco e che si intrattengono molto con se stessi e con Dio, perché ovviamente il canto, la preghiera. Allora mi piaceva che entrasse un mondo completamente diverso a contatto con questi e che nel silenzio, perché è un uomo che non parla, e si creasse un rapporto di sospetto, perché questi uomini non possono immaginare che una confessione non sia passati dei segreti e non sia passato qualche cosa di... E quindi tutto il tema, siccome questo uomo di potere si suicida, è che cosa gli ha detto prima di suicidarsi, come se fosse quasi un pentimento. E è un film che ha raccolto entusiasmi o indifferenza, non direi odi, ma diciamo che ha girato parecchio e che ogni volta mi dava la sensazione di un tema urgente per le persone. Cioè, noi siamo, come dire, stati per anni, forse ora è tramontata e definitivamente, l'epoca in cui l'economia ha praticamente occupato ogni spazio. Non essendo una scienza, è diventata, diciamo, l'oroscopo delle nostre vite. E anche in un modo, secondo me, esagerato, esageratamente ricattatorio, attraverso un motto, soprattutto, che è veramente indigna, che è quello: non ci sono alternative. Questa cosa qui, forse oggi è tramontata, tutti hanno capito che delle alternative bisogna che ci siano, che bisogna, se non ci sono, inventarle. E questo film testimoniava questo momento in cui anche lì il potere ha delegato all'economia ogni decisione perché non era in grado di prenderla.